con noi. Allora, alcuni di voi probabilmente avranno notato nelle grandi città, insomma, c'è questo fenomeno nuovo di vedere dei parrucchieri, salone, insomma, saloni di coiffeur e così via, gestiti e operati da personale cinese e molto spesso addirittura di proprietà cinese. Secondo gli ultimi dati dell'Adiconsum, ci sono stati, pensate, a Roma da 18 a 29 saloni di coiffeur sono passati nelle mani appunto di gestore cinese, e quindi almeno uno, quasi uno al giorno, diciamo, no? È un fenomeno abbastanza rilevante che si incomincia a vedere nelle nostre strade, Elisa. Assolutamente, si inizia a vedere, noi di questo ne parliamo proprio con il presidente di Adiconsum, l'hai anticipato, ed è lui, Pietro Giordano, benvenuto. Ne parliamo con Stefano Bongarzone, il nostro stilista di immagine, immagino che non sia molto d'accordo, ma arrivo subito da te. Buongiorno. E con la dermatologa Ciro Mano, benvenuta. Buongiorno. Allora Stefano, sì. Noi ci conosciamo da tempo, tu hai fatto da molto tempo, abbiamo fatto anche una bella rubrica insieme su quanto, no, siamo professionali e siete professionali. Di quanto la nostra professionalità, ma anche proprio il concetto della parte stilistica, cioè l'amore per questo lavoro, è stato comunque sempre riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, e quindi poco tempo fa hai fatto comunicato stampa denunciando appunto questa crescita, sì, esponenziale, ma come mai? Perché? Cioè, siamo in pericolo davvero? E siamo in pericolo perché, allora, calcolando appunto i dati che diceva appunto prima, ma 476 punti vendita nati dal 2009, significa che noi arriveremo alla abolizione di una categoria, vale a dire lo stilista italiano non avrà più la possibilità né di gestire un salone né di poterlo portare avanti, perché è una lotta impari sotto perché l'aspetto ovviamente economico. Esatto, loro competono sul costo del servizio, ovviamente, ma no? Loro competono prezzi bassissimi. Bassissimi, ma anche con un tipo di servizio che non è il nostro, cioè loro stanno addirittura fuori dai saloni, accaparrano gente come era un po' sì, con il passaggio, cioè... con il butta dentro. Sì, il butta dentro. Vabbè, ma come si fa di solito appunto nei paesi orientali? Allora, Barbara Gasperini, la nostra Barbara Gasperini, è andata in un salone di bellezza a farsi fare una piega. Quindi vediamo anche quali prodotti vengono usati e quali sono i prezzi, poi li confrontiamo con quelli di Bongarzone. E chissà che risultati, avrà cambiato pettinatura, vedremo. Può essere, vediamo. Quanti persone? Una, grazie. In effetti fa un po' più di questo. Hai tempo per mettermi uno smalto colorato? Prego. Scelgo il colore, perché sennò quanto costa la pentola? 10. E i piedi? 18. Invece lo shampoo quanto costa? 8 euro. Shampoo e piega? Liscio. Ah, perché piega liscia è diverso da piega mossa. Mossa è liscia. E invece tipo acconciatura, se volessi farmi fare un'acconciatura? Acconciatura 10. Solo l'acconciatura? Qua c'è il lavaggio? 8. Ah, ok. E fate anche le tinte senza la moniata? Senza moniata. Io per esempio sono allergica, non posso farmi la tinta senza moniata. Senza moniata minimo 40. Costa quanto? 40 euro? No, minimo 45. 45? Ma sei sicuro? Tutta la testa. Piega liscia cinese con lo shampoo 8 euro. Solo piega italiana 14. Taglio cinese compreso shampoo e piega liscia 15 euro. Solo taglio italiano 20 euro. Mesh cinesi 28, mesh italiane 50. Allora, un taglio 20 euro, quanto lo fai pagare tu? Dai. No, ma allora, parliamo proprio di cifre reali. Allora, facciamo una media. Una piega tradizionale in un salone italiano è di base intorno ai 25 euro, ma è un po' un meccanismo strano, no? Quello di poter dire, allora abbiamo sentito, si paga tot la piega, poi però c'è quello a parte, e piano piano loro comunque è un modo per raggirare anche il consumatore, certo, credo, no? E questo è importantissimo perché la gente non si rende conto che la cifra non è reale, oltre
norme igieniche, una serie di cose importanti. Tra l'altro volevo andare proprio dalla nostra dermatologa Pucci Romano, no? Ecco, qui abbiamo a che fare con un mondo, comunque quello dei capelli, ma il pedicure, il manicure, insomma tutto quell'aspetto che ha a che fare con il nostro corpo, no? Dove entrano in contatto prodotti, igiene, anche rischi molto concreti, allora, no? Aspetto... è molto importante non perdere di vista un concetto. La pelle è un organo, è l'organo più grande del nostro corpo. E gli annessi fanno parte della pelle, unghie e capelli. È quello che di noi opponiamo al mondo, nel bene e nel male. Io che mi occupo di ecodermatologia, sono vicepresidente di un'associazione Skineco, si chiama, abbiamo messo proprio l'accento su quello che è la composizione delle sostanze che vengono a contatto con noi. Non è un organo, non è un involucro passivo la pelle, interagisce con tutto. Quali sono i rischi concreti, per esempio, di un salone di coiffeur o di manicure, di pedicure che usi prodotti non testati? Se i prodotti non sono a norma, e paradossalmente la nostra legislatura è molto rigida su quella che è la composizione dei prodotti, all'estero molti controlli non sono... Ma in questi saloni qui che tipo di prodotti usano? Molto probabilmente per tenere bassi i costi utilizzano dei prodotti che importano dai loro paesi, quindi lì il controllo sfugge, ci possono essere delle sostanze cancerogene, francamente cancerogene. Per non parlare poi anche dell'igiene a livello, cioè manicure e pedicure usano strumenti. Beh, lì entriamo proprio in un rischio ad alto rischio. Sì, perché se non c'è l'igiene, la sepsi degli affarini, delle forbicine, tronchesi, deve essere un mono uso rigorosamente. Il virus dell'epatite C sopravvive ad altissime temperature. Il virus dell'epatite C è una malattia gravissima, tra l'altro, molto pericolosa. Ed è il manicure e il pedicure rimane una delle fonti più alte di contagio, di rischio. Aspetta. Allora invece facciamo i conti in tasca, abbiamo visto la differenza dei due scontrini, o comunque l'abbiamo capita anche grazie a Stefano Bongarzone. Si risparmia però, è un risparmio effettivo? È un risparmio effettivo? È un risparmio, poi c'è qualcuno che fa i trucchi come tutti fanno i trucchi, però a paragone i costi, ma anche si notava, no? La piega cinese è una cosa, l'italiana è un'altra cosa. I trucchi ci sono, però indubbiamente c'è un'espansione, se si aprono a quel ritmo significa che c'è un risparmio. Poi c'è un'altra cosa che è a loro favore, che loro aprono dalle 8 di mattina alle 10 di sera, quindi anche chi in qualche modo... E come fanno a tenere i prezzi così bassi? È perché non ci sono controlli, nel senso che il vero problema uno, non ci sono controlli, a me dispiace per i vigili urbani, però non ci sono controlli, nel senso che, ma non vale solo per i parrucchieri, quanti negozi cinesi non sono controllati che hanno venduto luminarie durante... Quindi mancanza di controlli sulle aree di apertura, sull'igiene, ma anche forse sulle norme sul lavoro? Sul lavoro, poi sul lavoro, logicamente, poi loro chiamano, hanno un'economia molto familiare, quindi chiamano tutti un i parenti, va tutto in nero. Poi stanno probabilmente, stanno nello stesso negozio a dormire, sappiamo quello che è successo purtroppo drammaticamente a Prato. Quindi... a petrolio, che oltretutto ricordiamo che andrà domani sera, quindi a mezzanotte. Allora, vediamo che cosa ne pensano gli italiani, che cosa ne pensiamo di questi negozi, sempre con Barbara Gasperini. Voi utilizzate i parrucchieri cinesi, ci andate mai? No, non mi è mai capitato. Uno c'ha il parrucchiere di fiducia. Non mi è capitato, non ce li ho vicino e poi comunque... anche per scelta, devo dire. Ha avuto qualche amica che ci è andata ha avuto esperienze negative? Una cosa terribile. Dei capelli rosa gli sono usciti. Mia figlia ci va e si è trovata bene. Usa mai parrucchieri cinesi qui a Roma? No. So che usano soprattutto per le tinte, per i colori, prodotti diversi. Non mi fido. Veramente non mi è mai capitato. Io ci sono andata una volta, sì. Come ti sei trovata? Non bene, era sporco. Però i capelli come erano venuti? I capelli molto bene, sinceramente. E hai speso poco? Ho speso molto poco, 8 euro per una piega. No, perché mi trovo bene con quello che ho sotto casa. No, non mi è mai capitato. Ma neanche per cambiare colore? No, e poi non andrei da un parrucchiere cinese. E si è trovata bene? Benissimo. Ed era economico? Abbastanza. So che girano i pidocchi, quindi... Sì? Sì. Ho visto che loro gli asciugamani li mettono sopra uno stendino, ma non li lavano. Vai mai dai parrucchieri cinesi qui a Roma? Io non sono di Roma, sono di Spezia. E a Spezia abbastanza bene perché sono molto veloci, magari non ti ci fai fare il colore, però per la piega e il taglio va benissimo.
Ecco, insomma, noi ovviamente abbiamo parlato di controlli e anche della mancanza di controlli, e ci teniamo a dire che abbiamo in questa occasione, per questo spazio, abbiamo invitato naturalmente le autorità, vigili urbani, credo anche carabinieri di polizia, erano occupati in questo momento, non sono venuti, ma naturalmente sono sempre ben invitati. Possiamo approfondire, Beh no, dobbiamo approfondire, perché tra l'altro la questione non è solo, c'è una questione della salute, c'è la questione della competizione, sì, diciamo, non legittima, non, e anche delle norme sul lavoro, insomma, cioè, vogliamo che tutti quelli che operano sul nostro territorio abbiano a che fare e rispettino le nostre regole. Cioè, ragazzi, una categoria di grande stile, lo vogliamo lasciare ai cinesi? Non lo so, stile cinese. Vabbè, però non farei, potremmo invitare anche loro. Perché poi la l'importante è che tutti rispettino le regole. Potremmo invitare anche un esponente della comunità, ecco, così ne parliamo, no, in modo più approfondito. Comunque, grazie per essere stati con noi, nostri ospiti, e questa sera è un appuntamento da non perdere, proprio su questa rete, una grande prima TV della RAI, Scialla, vincitore di numerosi premi, tra cui due Davide.